Amichevole precampionato al Centro Sportivo Bottagisio tra il Chievo Verona 2005 ed il Baveno Calcio 2004. Mister Lorenzini nel primo tempo schiera 1 Tejada, 4 Corradi, 19 Caprile, 16 Aidù, 14 Consiglio, 11 Fabian, 9 Mastella, 15 Nitri, 10 Marcolini, 18 Franzoni, 6 Haji Mohamed. Al quinto minuto la prima azione pericolosa del Baveno. Il numero 10 si inserisce dalla sinistra ed entra in area e tira. Tejada riesce a respingere i due tiri dell'attaccante e poi Nitri spazza l'area. Al nono Consiglio lancia Haji Mohamed che controlla e dopo aver superato un avversario crossa al centro per Franzoni che di testa impegna il portiere avversario in una parata plastica. Al tredicesimo azione manovrata sulla fascia sinistra del Baveno. La sfera giunge al numero 7 che controlla e tira siglando la rete del vantaggio. Al quattordicesimo ancora il numero 7 del Baveno recupera palla e dal limite dell'area tira. Tejada respinge in angolo. Al diciassettesimo Haji Mohamed riceve palla al limite dell'area. Serve a Fabian che controlla e tira. La sfera colpisce la traversa e sulla respinta Haji Mohamed di testa manda alto sulla traversa. Al ventesimo Mastella si invola sulla sinistra. Entra in area e mette al centro per Haji Mohamed. Il portiere blocca a terra. Al ventiseiesimo Haji Mohamed entra in area e tira di sinistro. Il portiere respinge di pugni e la difesa libera. Al trentunesimo Caprile serve Franzoni che avanza e dal limite dell'area fa partire un tiro che finisce alto sulla traversa. Al 36esimo Nitri serve Franzoni che lancia Mastella in area. Controllo e tiro che si insacca sul lato opposto per la rete del pareggio. 1-1. Al 37esimo scambio Mastella-Haji Mohamed Mastella con conclusione e parata a terra del portiere. Nel secondo tempo il Chievo scende in campo con 1 Tejada, 2 Giona, 21 El Haddad, 20 Guritta, 17 Gobbo, 22 Pasquariello, 3 Caliendo, 7 Giannotta, 5 Rigo, 13 Padovani, 8 Veronesi. Al quarto Giannotta entra in area dalla fascia sinistra e mette al centro per Veronesi che tira al volo. Il portiere compie un altro intervento strepitoso. Al decimo è il Baveno a costruire un'azione sulla fascia destra. Il numero 9 si libera e passa al numero 10 che dopo una finta impegna Tejada in una parata con deviazione in angolo. Al sedicesimo numero 4 del Baveno, direttamente da calcio o di punizione, segna superando il portiere. Al diciassettesimo Rigo serve Pasquariello che supera un avversario e serve Al Haddad. Finta di destro e tiro di sinistro che il portiere para. Al ventunesimo cross di Padovani, la palla arriva a El Haddad che riesce ad infilare il portiere avversario. 2-2. Ancora il Chievo in attacco. Veronesi per El Haddad. Dal contrasto la palla termina fuori area. In corsa Giona prova la conclusione da fuori area, ma la palla termina alta sulla traversa. Al trentesimo Chievo in pressing. Dal limite dell'area tiro di El Haddad che finisce al lato del palo. Al 33esimo Guritto cross al centro. La palla termina Giannotta che controlla e tira due volte ma il portiere riesce a parare entrambe le conclusioni.
Al 34esimo Rodella, subentrato a Padovani, scambia con Caliendo. Tira di sinistro, ma il portiere devia in angolo. Al 36esimo ancora uno scambio tra Rodella e Caliendo. Il difensore entra in area ed impegna il portiere avversario in un'altra strepitosa parata. Sul successivo calcio d'angolo, Pasquariello pesca Giona al centro dell'area che colpisce di testa. Rodella manca di poco l'aggancio e la palla termina fuori. Al 39esimo Caprile fa partire l'azione dalla propria metà campo. Passaggio Veronesi che restituisce la sfera a Caprile e in sovrapposizione si lancia sulla fascia sinistra. Cross al centro e colpo di testa di Rodella e ancora una parata decisiva del portiere del Baveno. La gara termina con il risultato di 2-2. Buona prestazione dei ragazzi di Mister Lorenzini che hanno spinto molto e solo per tre interventi determinanti del portiere del Baveno non hanno vinto la gara. Domenica 9 settembre inizia il campionato giovanissimi sperimentali. Il Chievo sarà impegnato in trasferta contro l'Este Calcio.